Provate a pensare alla vostra adolescenza, ai vostri pomeriggi. Molti di voi sicuramente avranno avuto un'adolescenza fatta di uscite occasionali, amicizie, pianti, gioie e così via. Una vita estroversa, insomma. Altri invece magari sono stati più introversi, sono rimasti chiusi nella loro stanza, leggendo, giocando o dormendo. Ah, i sogni. Il concetto dei sogni è qualcosa di molto difficile da capire. Secondo molti, il nostro cervello, durante il sonno, tende a elaborare tutte le esperienze da noi vissute durante la giornata, tramutandole in sogno. Possiamo quindi affermare che i sogni non siano altro che una reinterpretazione distorta della nostra realtà quotidiana. Questo ovviamente può portare a esiti diversi a seconda di tutte le cose che viviamo nel nostro percorso di crescita e di formazione. E se esistesse uno strumento che ci permettesse di viaggiare attraverso realtà e sogno a nostro piacimento? E se decidessimo di usare quello strumento per fuggire da una realtà che magari non riusciamo ad accettare o apprezzare? Un po' come una porta che possiamo aprire con una chiave e usare a nostro piacimento per passare da una parte all'altra a seconda dei nostri desideri. Sarebbe davvero bello avere uno strumento così potente a portata di mano. Tuttavia, il suo utilizzo potrebbe portare a delle conseguenze. Potremmo scoprire delle cose su di noi, sui nostri amici, sui nostri parenti, cose che potrebbero essere positive oppure cose che potrebbero essere orribili e negative. Nel video di oggi faremo un piccolo viaggio attraverso realtà e finzione e scopriremo un piccolo grande segreto che si nasconde dentro la mente della protagonista del gioco, del video di oggi. Detto questo, benvenuti cultisti, io sono Yomu E io sono un gatto di pane. e oggi parliamo di Dreaming Mary. Fatevi una camomilla e iniziamo. Benvenuti nel sogno, il mio nome è Accia e io sono la vostra conduttrice su Radio Night Night. Siamo alla conclusione del programma Dreaming Mary, state connessi per lo scintillante finale. Per i nuovi ascoltatori ripeterò le regole da rispettare per la vostra sicurezza. Rimanere nell'aria rosa. Non dare attenzione a strani rumori o visioni. Ignorare l'animale nella seconda stanza, lui confonde la finzione con la realtà. Ci sono solo tre stanze nel Dreamwalk Hallway. Non cercare una quarta stanza, non toccare quadri o oggetti fragili. Se non seguite queste regole, non possiamo garantire la vostra incolumità. Qualsiasi area fuori dal sogno non è adatta a bambini o persone sensibili, e nel caso ti trovassi in un'area avversa, ti chiediamo di tornare nel mondo rosa. Se il tuo sogno finisce prematuramente a causa di forze esterne impreviste, non andare nel panico, semplicemente inizia di nuovo il sogno e rimani sulla strada rosa della felicità. Ci troviamo in una stanza completamente rosa, i muri sono rosa, il letto è rosa, i quadri sono rosa, ogni cosa è stucchevolmente rosa e carina. La piccola Mari è davanti a noi, anche lei, come del resto della stanza, è completamente rosa. Ha i capelli a caschetto, la pelle pallida e indossa un vestitino a pois. Sul tavolo, vicino al letto, sono poggiati una radio e un vaso con un giglio. Per andare avanti nel gioco dovremo raccoglierlo. Esso rappresenterà la nostra vita. Il primo obiettivo è quello di uscire dalla nostra stanza e visitare il Dreamwalk Hallway. Ma quando interagiremo con la porta, ci accorgeremo che è chiusa. Investigando per la camera troveremo una tavoletta di cioccolato. Al suo interno nasconde la Gold Leaf Key, una chiave dorata. Aprendo la porta ci troveremo in un corridoio in cui saranno presenti tre stanze. Nella prima faremo la conoscenza di Bannilda, una dolce e materna coniglietta che ci accoglierà calorosamente come una vecchia amica. Il mio nome è Bannilda. Io sono l'ancella del tuo sogno, te. Nella seconda troveremo Pen Gindel, un elegante pinguino assorto nella lettura che indossa un monocolo. Mary, io credo in te, non dimenticartelo. Infine, nella terza, incontreremo una spigliata volpe di nome Foxen. Da adesso in poi le cose possono solo andare meglio. Se percorriamo il corridoio fino alla fine, troveremo un quarto animaletto di nome Boris, che ci spingerà a fare amicizia con tutti. A differenza dei precedenti tre, il facocero ha un comportamento più strano. Sei proprio una brava bambina, Mary. Ma andiamo avanti. Facendo di nuovo visita a Bannilda, Pengindel e Foxen, ci verrà chiesto di completare alcune missioni per loro.
Vanilda è un'appassionata di mitologia greca e ci chiederà di sistemare correttamente le sue statue. Penghindel ci chiederà di cercare dei libri per lui nella sua enorme libreria. Infine Foxen ci sfiderà a nascondino nel suo bar. Dopo aver finito di aiutare i nostri nuovi amici, torneremo per la seconda volta da Boris, che ci dirà: se mi porterai 3 semi, ti porterò nelle profondità del sogno. Lì ci aspettano cose più divertenti e piacevoli da fare. Per ottenerli, dovremo chiederli agli animali. Tornando nelle stanze, succede qualcosa di strano. I nostri amici, non appena citeremo i 3 semi, cambieranno improvvisamente atteggiamento nei nostri confronti, diventando delusi, quasi aggressivi, come se volessero impedirci di ottenere quei semi. E infatti i 3 animaletti ci proporranno delle sfide impossibili da superare. Vanilda, con un terribile ghigno sul volto, ci farà una domanda di cui non possiamo sapere la risposta. Non appena falliremo, otterremo comunque il seme dalla coniglietta, al costo di un nostro petalo. Ma non appena finiremo di parlare con Vanilda, lei ci saluterà. Addio Mary, non dimenticarti di me. E sparirà. Al suo posto apparirà un'inquietante sagoma glitchata. La stessa sorte toccherà al suo vicino di stanza. Penghindel, quasi sull'orlo della disperazione, ci chiederà l'autore di un libro che non esiste. Ovviamente noi non riusciremo a rispondere e lui, dopo averci tolto il secondo petalo, farà la stessa identica fine di Vanilda. Prima di sparire però, Penghindel ci dirà: trova l'angelo la prossima volta che sarai tornata nel sogno. Ma la radio non ci aveva detto di ignorarlo. E infine è il turno di Foxen, che con molta cattiveria ci sfiderà nuovamente nascondino. Ovviamente sarà impossibile trovarla in tempo e quindi anche lei strapperà uno dei nostri petali, dandoci in cambio l'ultimo seme. Ci saluterà. Divertiti nel resto del tuo sogno. Per poi sparire. In questo momento il gioco si fa terribilmente oscuro. Dopo aver ottenuto i 3 semi, infatti, potremmo tornare da Boris, che in cambio del 4° seme ci chiederà anche lui un petalo del nostro fiore. In cambio del tuo ultimo petalo ti darò il mio seme. Non abbiamo alternativa se non accettare. Brava bambina. Mary, guidata dal facocero, si addentrerà nelle profondità del sogno e... fine! La piccola non si sveglierà mai più. Ok, qualcosa non va. Vi ricordate cosa diceva la radio? Non cercare una quarta porta, non toccare quadri o oggetti fragili. Ma noi non abbiamo visto né una quarta porta, né oggetti fragili, né quadri. Qualcosa non va. Il gioco ci dà un'altra chance e ci riporta nella stanza principale, facendoci ricominciare l'inquietante avventura da capo, davanti al nostro letto rosa. Nel Dreamwalk Hallway, subito dopo le 3 porte, c'è un muro coperto da un viticcio. Interagendo, troviamo una porta nascosta. Entriamo nella stanza. È strana rispetto al resto del sogno perché è completamente bianca, tranne che per un quadro in bianco e nero e un tavolino con sopra una boccia che contiene un pesce angelo. Il dipinto è strano, lo abbiamo già visto da qualche parte? E il pesce angelo? Penghindel non ci aveva detto di cercare proprio un angelo? Mary decide di toccare la boccia del pesce, rompendola e facendo volare via l'animale. Prima di inseguire il pesce troveremo, al posto della boccia, un bigliettino che ci chiedeva di inserire una sorta di password, ma ne parleremo in seguito. Uscendo dalla stanza, seguiamo il pesce fino alla nostra camera e vedremo che il quadro appeso al muro ha qualcosa che non va. Lo tocchiamo ed ecco la verità. Verremmo teletrasportati in una realtà parallela. Il quadro fungeva da teletrasporto da un luogo all'altro. La stanza in cui ci troviamo è analoga a quella in cui iniziamo il sogno, ma il colore rosa è scomparso, l'atmosfera è molto cupa, sulle pareti sembra esserci del sangue che cola e vediamo un quadro che raffigura Mary con lo sguardo vuoto. Sul tavolo troveremo una nota in cui ci verrà spiegato come correre, poco rassicurante. Percorrendo la stanza ci troveremo davanti a una porta, che sarà chiusa. Dovremo quindi tornare indietro, sempre toccando il quadro, e prendere la chiave che avevamo precedentemente usato nel sogno rosa. Aprendo la porta ci troveremo davanti a un corridoio, ma prima di percorrerlo prenderemo di nuovo la chiave. Ci potrebbe tornare utile. Qui ci sarà un divanetto con appoggiati su di esso 3 peluche, un coniglio, un pinguino e una volpe.
Interagendo con essi avremo degli importanti indizi sulle task impossibili proposte da Vanilda, Penjindel e Fuxen. Più avanti troveremo anche una testa di Facocero. Con queste nuove informazioni possiamo tornare indietro e completare finalmente le richieste dei nostri amici, questa volta senza perdere nessuno dei nostri preziosi petali. Ritornando di nuovo nel mondo parallelo, vedremo che i peluche sono stati fatti a pezzi. All'interno di essi troveremo tre chiavi arrugginite. Camminando ci accorgeremo che una nuova figura sarà presente nel corridoio e se riuscirà ad afferrarci, succederà questo. Per sfuggirle dovremmo correre e tornare indietro nel sogno rosa. Qui noteremo che il mondo si sarà sporcato e troveremo una via alternativa per arrivare alla fine del corridoio, toccando il quadro nella stanza bianca, quella dove precedentemente abbiamo liberato il pesce angelo. Ci ritroveremo infine in un ultimo corridoio, completamente buio. Alla fine di esso troveremo un rassicurante albero, simile a quello di Boris, dove apriremo i tre lucchetti con le chiavi arrugginite. Ed eccoci nella realtà. Questo è il vero aspetto di Mary, o dovrei dire Mary. Non c'è nulla di rosa nella sua vita. Lei non è felice. Nulla di quello che vediamo è felice. Che cosa sta succedendo? Torniamo un attimo indietro. Mary, la bambina che vediamo adesso, era una semplice ragazzina che viveva insieme a sua madre e suo padre in una piccola casa di campagna. Mary era una bambina solare che amava giocare e passare il tempo con i suoi pupazzi e la sua famiglia. Un giorno però, la madre di Mary morì improvvisamente. Il padre, addolorato dalla perdita della moglie, decise di proteggere la piccola dai pericoli esterni del mondo, rinchiudendola dentro casa e vietandole di uscire per sempre. Mary iniziò così la sua nuova vita, triste, incompresa e sola. Le uniche persone che si degnavano di darle un po' di attenzioni erano la tata e la sua insegnante privata, con la quale la piccola chiacchierava e giocava nei momenti di solitudine. L'unica persona però in grado di riempire il cuore di Mary di gioia era suo zio, Gwendal, un uomo colto, raffinato, che amava leggere. Gwendal aveva un rapporto molto stretto con la piccola. Lui le portava spesso dei libri da leggere per aiutarla ad alleviare il dolore della solitudine. Tuttavia, quando la tata, l'insegnante e lo zio Gwendal tornavano ognuno a casa propria la sera, Mary rimaneva a casa da sola con suo padre. Suo padre era ormai diventato l'ombra di se stesso. La scomparsa della moglie lo aveva reso un uomo irascibile e violento, soprattutto con la figlia. Tuttavia, egli aveva imparato a placare il proprio dolore con un piccolo espediente. Un piccolo gioco, se possiamo definirlo così. Infatti, ogni volta che lui rimaneva a casa da solo con la figlia, camminava lungo il corridoio della casa, apriva la porta della camera di sua figlia e una volta finito il gioco, il padre abbandonava la stanza e chiudeva la porta a chiave, lasciando Mary solamente. Mary non aveva alcun modo di fuggire da questa cruda e orribile realtà. Nessuna delle persone che conosceva nella vita reale avrebbe potuto aiutarla. Lei era sempre più sola. L'unica cosa che riusciva a placare il suo dolore e la sua paura era dormire, dormire e sognare. Tutto continuò così per un po', finché ella non sentì una voce. Sua madre, dai suoi sogni, cercava di aiutarla, cercava di farla uscire da quella orribile situazione. Lei descrisse a Mary un oggetto speciale, una chiave, che la piccola protagonista avrebbe potuto reperire soltanto nei suoi sogni. Ma per farlo avrebbe dovuto affrontare le sue paure, fallire, riprovare, riprovare e riprovare, fino a quando non ci sarebbe riuscita. Noi non siamo solo dei semplici spettatori della vicenda. Noi stiamo aiutando questa povera bambina a fuggire dalle grinfie di suo padre. Solo noi possiamo aiutare Mary. Ritorniamo al gameplay. Proveremo un'ultima volta ad aprire la porta della nostra camera, ma scopriremo che è stata chiusa a chiave dal padre della protagonista. Ma ci accorgeremo che avremo ancora la chiave dorata con noi, quella che avevamo preso nel sogno. Finalmente, col cuore in gola, potremo aprire la porta e saremmo liberi. Mary, ancora impaurita e traumatizzata da quanto accaduto,
riesce finalmente a fuggire, lasciandosi alle spalle quella stanza, quella casa e quell'orribile mostro che la perseguitava, sia nei sogni che nella realtà. Il gioco si conclude con una lettera della madre di Mari che le augura di poter trovare la felicità. In Dreaming Mary ci sono due personaggi positivi che aiutano la protagonista durante la storia, anche se in maniera indiretta. La mamma, che con i suoi insegnamenti aiuta la figlia a scappare da un ambiente familiare tossico. Infatti, a inizio gioco sarà lei a svelare il vero potere di Mary, quello di poter utilizzare gli oggetti che la ragazzina trova all'interno dei suoi sogni nella vita reale. È lo zio, Gwendal, che troveremo anche nei sogni di Mary, come Penghindel. Infatti sarà lui a darle degli indizi per ottenere il finale più positivo possibile. Nel mondo reale troveremo anche una bambola che le ha regalato. Il rapporto tra i due è molto profondo e sicuramente entrambi nutrono un grande affetto l'uno per l'altra. Ma nella vita di Mari non esistono solo persone positive. Come possiamo intuire, la figura che ci insegue durante il sogno, The Chaser, è una rappresentazione distorta del padre di Mari, che dopo reiterati abusi nei confronti della figlia ha preso forma in questo modo nella mente della bambina. Ma nel mondo dei sogni c'è un'altra figura che potrebbe essere riconducibile al padre della ragazza, ovvero Boris. Il facocero tende ad avere un comportamento molto fraintendibile e propone a Mary di seguirlo nelle profondità del sogno per fare cose più divertenti e piacevoli. Vanilda e Foxen invece sono dei personaggi neutrali, quasi passivi. Vanilda è una rappresentazione fantasiosa della tata di Mari, mentre invece Foxen è una rappresentazione dell'insegnante della bambina. Entrambe fanno parte della vicenda, ma non ne conoscono gli avvenimenti e di conseguenza non possono aiutare la piccina nella sua fuga. Il rosa è un colore in grado di regolare l'umore, ridurre l'aggressività alleviando rabbia e abbassando l'aggressività. Aiuta a mantenere l'ottimismo e la speranza. È stato utilizzato per questi scopi sia in ambito sportivo sia in alcune prigioni, ottenendo un discreto successo. Il rosa però può essere anche associato alla passività, alla mancanza di volontà fino ad arrivare all'immaturità e al distacco con la realtà. Infatti non è un caso se le pareti della stanza della piccola Mary siano di questo colore. Come dicevamo in precedenza, Dreaming Mary è un videogioco creato dalla sviluppatrice Acha, usando l'engine RPG Maker VX Ace, lo stesso utilizzato per giochi come Alix e Mogeko Castle. Non si hanno molte informazioni sull'autrice. L'identità di Acha, ad oggi, è perlomeno sconosciuta, almeno nel web. Tutto quello che sappiamo su di lei è che dopo la creazione di Dreaming Mary, Acha iniziò a lavorare su un altro titolo, sempre utilizzando RPG Maker VX Ace. Il nuovo videogioco di Acha doveva chiamarsi Blue Dreams. Lo sviluppo del titolo risulta ad oggi interrotto. Se si va nella pagina Tumblr ufficiale del gioco, infatti, si può notare che l'ultima news del gioco risale al 3 settembre dell'anno scorso e, se si prova a cliccare sul link che porta al Patreon del progetto, otterremo una schermata di errore 404. Le uniche informazioni che abbiamo su Blue Dreams sono appunto la pagina Tumblr con i vari artwork dei personaggi e le varie pagine degli sviluppatori del gioco, ovvero Acha, direzione artistica, Tras, musica, e Usagi, doppiaggio. Il tema del sogno presente in Dreaming Mary è spesso ricorrente negli RPG indie. Ne abbiamo un esempio sia in Omori che in Yume Nikki. Tuttavia, mentre il tema del sogno nei due giochi appena citati viene utilizzato per fuggire da qualcosa, il senso di colpa in Omori e la fobia sociale in Yume Nikki, in Dreaming Mary il sogno viene utilizzato a proprio vantaggio per riuscire a superare una situazione difficile. Durante la giornata, la nostra mente crea ricordi, vive esperienze e prova emozioni. Durante il sonno, invece, li rielabora, come in un film, di cui noi siamo gli unici spettatori. Il buio ci inghiotte, la nostra coscienza lascia spazio al torpore del sonno. E finalmente i ricordi peggiori ci abbandonano, solo per una notte. Ci troviamo in un mondo caleidoscopico, una dolce visione che ci rende più semplice sopportare il dolore che viviamo. Ma sognare non è forse troppo crudele, perché appena ci sveglieremo di nuovo saremo ancora accompagnati dai nostri ricordi, dalle nostre emozioni e dai nostri traumi, fino alla notte successiva, come un eterno, devastante loop. Noi siamo Gatto di Pane e Yomu, e ci trovate ogni settimana su Cultware con nuovi video. Buonanotte. Ah, giusto! Vi ricordate il bigliettino sotto la boccia in cui inserivo una password?
Eccola qui, Super Mary. Se volete scoprire l'ultimo segreto di questo gioco, dovete farlo voi stessi.